Trojan qui al Festival dell'Acqua, una delle aziende principali impegnate nel campo in questo settore. 6 aziende formano il gruppo e sedi in tutto il mondo. Sì, noi siamo una società che nasce in Canada, anche se oggi ha uffici di produzione e rappresentanza in tutte le parti del mondo. Siamo forti nel campo della disinfezione delle acque reflue potabili, ma negli anni abbiamo aumentato il nostro portafoglio prodotti per tecnologie per il trattamento dei fanghi e dei trattamenti primari sostanzialmente. Questo è il nostro ambito di competenza, quindi è una società che ha 6 brand molto specializzati. Molto spesso i problemi e i danni arrivano dalle zone dove non si capisce come poterle tenere sotto controllo. Voi siete anche specializzati nella bonifica delle acque sotterranee. Sì, noi in questo settore, particolare settore, abbiamo delle tecnologie per la cosiddetta di ossidazione avanzata. Sono tecnologie molto poco impattanti da un punto di vista ambientale, ma molto efficaci per problematiche molto particolari. Quindi con risparmi energetici, risparmi di spazi, di volumi occupati. Quindi abbiamo delle forti referenze a livello mondiale. In questo settore specifico abbiamo circa 70 municipalizzate al mondo attrezzate con tecnologie per la bonifica delle acque. Siete impegnati in diversi mercati. Quello italiano ha delle sue caratteristiche specifiche, sia da un punto di vista positivo e negativo, che voi dovete affrontare? Sì, direi che da un punto di vista luce e ombre. Da un punto di vista delle acque reflue, direi che le tecnologie che noi rappresentiamo di disinfezione a raggi UV, quindi senza utilizzo di cloro, molto poco impattanti da un punto di vista ambientale, l'Italia è avanti perché ormai quasi tutti i depuratori nuovi o in fase di revamping prevedono queste nuove tecnologie che riducono l'utilizzo di cloro e dei sottoprodotti del cloro, quindi a basso impatto ambientale. Ahimè, dall'altra parte invece la parte di normativa nel campo della potabilizzazione ancora non prevede un chiaro quadro tecnologico di riferimento, quindi lì ancora il cloro la fa da padrone, rispetto invece ad altri nostri paesi confinanti tipo la Francia o la Germania, dove invece l'ultravioletto e queste tecnologie molto innovative sono ormai di casa, sono normali.